Canto 29. Beatrice continua a parlare degli angeli, della loro creazione, della loro divisione in ribelli e fedeli, delle loro facoltà. Poi si scaglia contro i predicatori di falsità e i trafficanti di indulgenze. Quando ambedue li figli di Latona, coperti del montone e della libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che il ceniti in libra, infin che l'uno e l'altro da quel cinto, cambiando l'emisperio, si dilibra, tanto col volto di riso dipinto, si tacque Beatrice riguardando fisso nel punto che me avea vinto. Poi cominciò: io dico e non dimando quel che tu vuoli udir, perch'io l'ho visto l'ave s'appunta ogni ubi e ogni quando. Non per avere a sé di bene acquisto, che esser non può, ma perché suo splendore potesse, risplendendo dir subsisto, in sua eternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprender come i piacque, s'aperse in nuovi amor l'eterno amore. Né prima quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e matera congiunte e purette usciro ad esser, che non avia fallo, come d'arco tricordo tre saette. E come in vetro, in ambra od in cristallo, raggio resplende sì che dal venire all'esser tutto non è intervallo, così il triforme effetto del suo sire, nell'esser suo raggiò insieme tutto, senza distinzione in essordire. Concreato fu ordine e costrutto alle sostanze, e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu prodotto. Pura potenza tenne la parte ima, nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giamai non si divima. Ieronimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati anzi che l'altro mondo fosse fatto. Ma questo vero è scritto in molti lati dall'iscrittor dello Spirito Santo, e tu te n'avvedrai sebbene agguati, e anche la ragione il vede alquanto che non concederebbe che i motori senza sua perfezion fosser cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori furon creati e come, sì che spenti nel tuo disio già son tre ardori. Né giugnerie si numerando al venti, sì tosto come degli angeli parte turbò il soggetto de vostri elementi. L'altra rimase e cominciò quest'arte che tu discerni con tanto diletto che mai da circuir non si diparte. Principio del cader fu il maladetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli che vedi qui furon modesti a riconoscer sé dalla bontate che li avea fatti a tanto intender presti, perché le viste lor furo essaltate con grazia illuminante e con lor merto, sì c'hanno ferma e piena volontate. E non voglio che dubbi, ma sì è certo che ricever la grazia è meritorio secondo che l'affetto l'è aperto. Omai d'intorno a questo consistorio puoi contemplare assai se le parole mie son ricolte senza altro aiutorio. Ma perché in terra per le vostre scole si legge che l'angelica natura è tal che intende e si ricorda e vuole, ancor dirò, perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde equivocando in si fatta lettura. Queste sostanze, poi che fur gioconde della faccia di Dio, non volser viso da essa da cui nulla si nasconde. Però non hanno vedere interciso da nuovo obietto e però non bisogna rememorar per concetto diviso, sì che laggiù non dormendo si sogna, credendo e non credendo dicer vero, ma nell'uno è più colpa e più vergogna.
Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza e il suo pensiero. E ancor questo qua su si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta. Per apparer ciascun s'ingegna e face sue invenzioni e quelle son trascorse da predicanti e il Vangelio si tace. Un dice che la luna si ritorse nella passion di Cristo e s'interpose perché il lume del sol giù non si porse e mente che la luce si nascose da sé però all'Ispani e all'Indi come a Giudei tale eclissi rispose. Non ha Fiorenza tanti lapi e bindi quante si fatte favole per anno in Pergamo si gridan quinci e quindi sì che le pecorelle che non sanno tornan dal pasco pasciute di vento e non le scusa non vederlo danno. Non disse Cristo al suo primo convento andate e predicate al mondo ciance ma diede lor verace fondamento e quel tanto sonò nelle sue guance sì capugnar per accender la fede dell'evangelio fero scudo e lance. Ora si va con motti e con iscede a predicare pur che ben si rida gonfia il cappuccio e più non si richiede. Ma tale uccel nel becchetto s'annida che se il vulgo il vedesse vederebbe la perdonanza di chel si confida, per cui tanta stoltezza in terra crebbe che senza prova d'alcun testimonio ad ogni promission si correrebbe. Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio e altri assai che sono ancor più porci pagando di moneta senza conio. Ma perché siam digressi assai ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada, sì che la via col tempo si raccorci. Questa natura sì oltre s'ingrada in numero che mai non fu loquela né concetto mortal che tanto vada. E se tu guardi quel che si rivela per Daniel vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela. La prima luce che tutta la raia per tanti modi in essa si recepe, quanti son gli splendori a chi s'appaia. Onde però che all'atto che concepe segue l'affetto, d'amar la dolcezza diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valor, poscia che tanti speculi fatti sa in che si spezza, uno manendo in sé come davanti.